Bentrovati, 28ª puntata di Salerno Parla, che ovviamente non può non affrontare quello che è il tema principale di questo mese che ci attende di qui fino alle prossime elezioni amministrative, una scadenza attesa nella città capoluogo. Alcune poche voci, ma possono dare già la misura per quel che contano ovviamente interviste registrate in strada, di quello che è il clima che si respira. C'è ovviamente in molti la consapevolezza che questa città, la città di Salerno, ha fatto dei passi in avanti, ma c'è in molti anche così la voglia di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Allora, quali idee, quali proposte per far sì che questa città possa andare oltre anche quanto visto finora? Può davvero Salerno avere, ecco, l'ambizione di affacciarsi su scenari mediterranei e essere protagonista del suo futuro e non essere più dipendente così come forse lo è stata negli ultimi decenni? Allora, secondo alcuni, l'amministrazione comunale che è in carica sta avviando un percorso, ha avviato un percorso che va proprio in questo senso, quindi la Salerno città europea, tanto per citare un leitmotiv che ormai è di moda, ma ne parliamo con alcuni dei candidati alla carica di sindaco, ma anche alla carica di consigliere, anche con chi ne ha fatto parte, fa parte dell'amministrazione comunale in carica. Cominciamo però da chi si candida come alternativa, Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Io non lo chiamo candidato sindaco, lo è di fatto, ma Andrea Cioffi è portavoce del Movimento 5 Stelle, giusto? Perché poi ci spiegherà come ha avuto occasione di fare in questi giorni, ma lo farà anche da noi, perché il Movimento 5 Stelle, ecco, vi chiama portavoce piuttosto che candidato. Chi fa della legalità una bandiera è senz'altro il Movimento 5 Stelle, no? I cosiddetti grillini. A proposito, Cioffi, mi piace questa etichetta, i grillini, come, ecco, quasi foste una sorta di indiani da mettere in riserva lì. No, come vi dobbiamo chiamare? Noi siamo semplicemente, diciamo, un gruppo di cittadini, diciamo. Sostanzialmente noi abbiamo questo riferimento nazionale che è Beppe Grillo, come si sa, ma sostanzialmente noi siamo una lista civica, cioè abbiamo solo questo riferimento di Beppe Grillo che ci concede l'uso del marchio, di sua Del proprietà, simbolo, naturalmente anche perché perché c'è scritto portavoce e Beppe non Grillo. candidati sindaco? Perché portavoce? All'interno del movimento noi definiamo portavoce colui che raccoglie le esperienze, i contributi, la forza, le capacità del gruppo e le porta in consiglio comunale, in questo caso. Anzi, le porta nella campagna elettorale, perché poi in consiglio comunale Centro-Nord ci siete sarà. già anche nei consigli regionali, Come? siete anche nei consigli comunali, cioè, Assolutamente, insomma, noi avete avuto. siamo, diciamo, il movimento è riuscito a portare due consiglieri in Emilia-Romagna, due consiglieri in Piemonte. Ricordiamo a tutti quelli che non lo sanno che il Movimento ha ufficialmente rinunciato a 1.600.000 euro di rimborsi elettorali, è scritto sulla Gazzetta Ufficiale, lo possono vedere tutti, ci trovate su Facebook, trovate gli estratti della Gazzetta Ufficiale. E questo perché? Se voi Questo perché avete una filosofia particolare, scommettere, allora il come si problema è fa che la campagna elettorale senza soldi? noi la campagna elettorale personalmente, come gruppo intendo, quindi quando parlo di personale intendo il gruppo, la facciamo in bicicletta. La facciamo con la colletta, come si fa, come si dovrebbe fare. Giriamo la città in bicicletta con il nostro simbolo, il nostro logo e cerchiamo di incontrare le persone, semplicemente così, senza mettere tutti questi manifesti che imbrattano la Ah, città. su Tutti questo poi vorrei che quanti tutti quanti diceste qualcosa, su ne questa storia dicono dei di tutti i manifesti. colori dei manifesti, ma c'è un solo modo per non sporcare la città, non farli. Anche perché tutti questi manifesti probabilmente costano molti soldi. A parte che sappiamo che c'è una legge che proibisce di mettere i manifesti elettorali fuori dagli spazi se non sono autorizzati, e il Comune dovrebbe fare una multa per ogni manifesto, se non ricordo male mi sembra che parliamo di 50 euro. Ma ogni volta dopo le elezioni viene fatto il condono, si paga 1.000 euro e stiamo a posto. Questo è un altro controsenso, questo sarebbe bello chiedere che cosa ne pensa la Corte dei Conti, perché se il Comune non va a fare le multe, chi è che non incamera moneta? Il Comune. Quindi insomma ci E poi sarebbe non da fate divertirsi su manifesti, questa ma cosa. Noi oltre non questo, facciamo credo, perché manifesti, credete noi lavoriamo su che non internet. servano i No, manifesti? è stupido, è inutile, è assolutamente inutile, per come la vediamo noi naturalmente. Noi facciamo la campagna elettorale su internet, siamo su internet, facciamo dei video, abbiamo fatto dei Un mondo video. virtuale, internet, Facebook, un mondo È un mondo reale, che potentemente molto esisterà più un forte del domani. mondo attuale col quale sempre ci confrontiamo, perché su internet c'è la totale democrazia, chiunque può scrivere e può Ma leggere questo e non è non c'è vero, questo non controllo. è vero perché chiudono siti e pagine Chiudono le pagine quando qualcuno va a in forma segnalare che ci sono delle industriale, insomma. forme Ma
delle forme quindi, di controllo. Quindi non è una libertà vera, insomma, anche quella è una libertà virtuale. La libertà vera è fatta dal non avere soldi, guardi, questo è fondamentale, quindi non avendo soldi noi combattiamo questa cosa, è fondamentale non mettere i soldi nella politica. La libertà è quando uno non ha i soldi. Non faccio finta di non capire, è solo un problema che... Quando la politica diventa un mestiere, è un mestiere che corrisponde ad avere un introito che permette alla gente di vivere di politica, è il momento in cui la politica non è più ideale, non c'è più amore, non c'è più la spinta potente che deve spingere i cittadini a interessarsi alla cosa pubblica. Questo è un dramma profondo sul quale dobbiamo combattere. No, su questo siamo d'accordo. Allora, per me, una volta andai a Napoli e c'era appunto un... Poi dopo vi metto d'accordo per davvero, ve lo faccio subito. Da internet che cosa ho pescato? Pesco una proposta fatta da Andrea Cioffi. De Pascale come medico non potrà non convenire, che è una proposta bellissima, adesso al di là del fatto politico, no? Come segno di solidarietà, dice Cioffi, ho proposto a tutti i candidati della lista di donare il sangue. Insomma, è un invito che però Andrea Cioffi, credo se vuole può farlo anche attraverso questa sede, rivolge a tutti i candidati, insomma, alle prossime comunali. E credo che questa, insomma, sia una cosa senz'altro più originale dei manifesti. Ecco, questa, se vogliamo, possiamo dare ad Andrea Cioffi almeno la palma dell'originalità. Fra l'altro, è una bella iniziativa che, se effettivamente andasse in porto, avrebbe risolto un po' il fabbisogno di molte strutture sanitarie. Forse questa campagna elettorale, parlo di comunali ovviamente, non delle esperienze poi che abbiamo vissuto recentemente, sono le prime in cui, ecco, abbiamo il sistema della multimedialità, del web, anche sviluppato nella sua massima potenzialità, almeno per quelle che sono le tecnologie scientificamente, insomma, disponibili in questo momento. Allora, la proposta del Movimento 5 Stelle è ovviamente una proposta che ha la sua forza, loro addirittura mettono tutto esclusivamente sul web, però va detto che è intelligente la comunicazione del candidato che non si ferma ai manifesti, questo lo diciamo magari a detti lavori, ma che cerchi anche un contatto diretto attraverso ad esempio i social network, Facebook, Twitter, è un dialogo. D'altronde ciascuno di voi ha usato Facebook per invitare chi che sia, diciamo, alle aperture dei comitati elettorali o presentazioni di liste, quindi già in questo, no, dobbiamo essere prudenti, credo, no, De Pascale, ma anche gli altri, quando parliamo di uso delle tecnologie, nel senso, ormai è uno strumento che fa parte della vita di ciascuno di noi. Allora, che cosa è più efficace? Vogliamo chiederci un po' che tipo di campagna elettorale in quest'ultimo mese ci aspetta? Allora, è un ottimo strumento di democrazia, favorisce la partecipazione, ma va pur detto che è uno strumento sul quale non c'è controllo, tra virgolette, uno strumento attraverso cui sul web può passare di tutto. Credo su questo possa, ma io non so se i manifesti servono o non servono, ha visto che polemica che nasce, ad esempio, allora, manifesti su internet, ma questi sono i temi del futuro. Volevo dire solo questo: non so se i manifesti servono o non servono, ma nella vita si operano delle scelte. No, siccome noi abbiamo scelto di non farli, noi invitiamo tutti a scegliere la stessa strada. Allora, vi faccio vedere... si sceglie per quello che pensi che sia giusto, non per quello che conviene. Sennò, vi faccio vedere qual è lo stato dell'arte di un sondaggio, un test d'opinione, non è un sondaggio innanzitutto. Ecco, salernonotizie.net, un test d'opinione senza alcun valore statistico, cioè significa che chiunque può connettersi al sito e cliccare e votare. Quindi va preso con tutte le cautele del caso, beneficio all'inventario e quant'altro. Fatta questa premessa, perché altrimenti qua cominciamo la guerra dei sondaggi che già si è scatenata. Andando su salernonotizie.net si può votare questo sondaggio. Chi vorreste come sindaco di Salerno? Allora, ci sono delle opzioni: De Luca, Gagliano, Ferrazzano, Cioffi, Masullo, Esposito. Allora, limitandoci alla situazione, sono poco più di 1300 voti, quindi prendiamola per quello che vale, però è indicativo. Vincenzo De Luca è al 67%, Gagliano è secondo al 14%, Gagliano è candidato ovviamente per l'UDC, Ferrazzano 13%, Cioffi 3%, Masullo 3%, Esposito al momento non è quotato perché, insomma, è a livello percentuale, è uno 0, i decimali non ci sono, però insomma questi sarebbero secondo i 1300 che no. Infatti volevo chiedere a Cioffi, prendendo sempre con le pinze questo test, però per voi mettereste la firma 3%, quarto posto? No. Neanche? Assolutamente. Dovete arrivare primi? Primi, non esageriamo, però insomma andiamo a essere più forti. Come dice la Marcuzzi, tutto può accadere.
Ma tutto può accadere, nella vita tutto può accadere, in generale. Ma insomma, anche voi fate i vostri test, i vostri sondaggi? No, nessun test. No. E allora la percezione andrebbe oltre quel 3%? No, non abbiamo nessuna percezione. Noi facciamo questa battaglia perché crediamo di fare una battaglia civica. Poi o l'1% o il 20%, non ci interessa. L'importante è che noi stiamo con i nostri temi sul pezzo e cerchiamo di portare i nostri temi nella campagna elettorale e in consiglio comunale. Il primo tema. Uno? Sì. Vada subito, anche adesso. Non so, noi uno dei nostri temi, diciamo, più forti, anche più conosciuti, diciamo, è quello della famosa trasparenza. Trasparenza che vuol dire? Per esempio, mettere su internet, quindi su streaming, i consigli comunali. Tutti li possono vedere, tutti possono ascoltare, possono sentire di che si parla in consiglio comunale, come votano i consiglieri. Lo stesso dicasi per le commissioni. I consigli comunali sono pubblici, tutti potrebbero assistere, tranne un caso, mi sembra di ricordare che quando si doveva discutere della modifica dello statuto, il tema dell'acqua pubblica, e nella stessa seduta di consiglio si discusse la variante dei suoli dell'inceneritore, non furono ammesse una serie di persone che stanno giù davanti al comune, non sono state fatte entrare, questo è un bel tema interessante, sul quale si potrebbe parlare, non sono stati fatti entrare, perché il comitato acqua pubblica, sette persone, perché avevano idee bellicose, comitato acqua pubblica, bellicose. E non si era innaffiata quella mattina, che le devo dire? Non si era innaffiata, lo streaming in commissione, lì non, di solito le commissioni sono riunioni ristrette. Sì, non lo sono streaming pubblico. Nelle commissioni... Siamo nel 2011. Basta vedere sul sito e come? Verifichi di Pascale. Non ho capito che cosa... I verbali delle commissioni sono fermi al 2007 o al 2008, se andate a vedere i verbali delle commissioni, non ci sono. Però credo che se si vada a Palazzo delle Città nessuno negherà un verbale. Nella maniera assolutamente, più perché la nella maniera più assoluta. Soffi e poi quindi sarò fra tre funghi allora. Soffi? No, dipende, non so Soffi come la pensa. Semplicemente, diciamo, tra le varie cose che noi proponiamo, una delle cose che proponiamo è il continuo contatto tra l'ente e i cittadini. Potremmo parlare del bilancio partecipato, ma ne parliamo dopo. C'è un solo modo per mettere d'accordo capre e cavoli, farli sedere intorno a un tavolo e fare trovare a loro le soluzioni. Non è il comune che deve trovare la soluzione, sono loro che devono trovare un modo per trovare l'equilibrio. Solo loro lo possono fare. Sarebbero operatori e cittadini da... Esattamente. Sono anni che ci provano, riuniscono Soffi, e ci devono riuscire. Non ci riescono, dobbiamo iniziare a cedere sovranità a noi non stessi. Non ci riescono, sono interessi troppo contrastanti. Benissimo, in alcuni il casi. Comune deve fare da traino. Questo è lo scopo dell'ente pubblico, è metterli insieme intorno a un tavolo obbligatoriamente, farli discutere e trovare delle soluzioni. Una sorta di egida, insomma, di ruolo super partes fra i due contendenti, tornando dalla contesa, un concetto di contesa. Allora, a dirla tutta, da quello che ci è sembrato, insomma, noi come cronisti, questa cosa nasce perché, insomma, fu denunciata con chiarezza una situazione che obiettivamente, se sta come effettivamente è stata denunciata, non sta bene. È al di là della musica, il consumo di alcolici nel centro storico. Ma quindi c'è una legge che lo vieta. Esattamente. Il problema dove stava? No, il problema stava nella somministrazione, poi bisogna vedere se provata o non provata, questa poi saranno le indagini della.